Nello scorso episodio di Poppy Wants to Play, rosa, giallo, rosso. Play tank, oh, una sola mano. Eccolo! Il terrore delle mamme nel 2022. Venture Friend. Huggy Wuggy doveva essere la loro mascotte dell'azienda, il giocattolo più venduto forse. E Poppy probabilmente era l'ultimo giocattolo prodotto, quindi quello su cui stavano puntando la promozione. Fighissimo però, un horror ambientato in una fabbrica di giocattoli. Bella Madò! Ma che carino! Bentornati su Poppy Playtime. Guardate che posso fare, guardate che posso fare. Posso mettere la mano davanti alla luce. To hell, vedi? Starway to hell. Starway to hell. Perché c'è Starway to Heaven, che è la canzone. Invece questa è Starway to Hell. Sono tutte chiuse. Ah, la Madonna, la Madonna. Ma questo che non viene mai, non viene. E quando viene, i scatoloni. Tieni, giocatore. No, ma questo è un casino. Vai. Facciamo una partita a testa, non una vita a testa. I need you. Tu ormai hai vedo sto ritmo alternato qua al F4. Io non mi ricordavo che uscisse quello, mi sono cacato sotto. Però quindi non... chi è che ci vuole Alive? Allora, se vi siete persi il primo gameplay dove capivamo un attimo la storia, molto bella anche. Una bella atmosfera di livello. Comunque ci metto una settimana a fare sta roba. Tu hai capito che voglio fare, vero? Voglio usare la scatola per saltarci sopra e andare oltre la recinzione. Ma in realtà la recinzione puoi andarci. Capito? Dietro. No, io volevo soltanto bloccare questo qua davanti, però. Ah, wow, vuoi buggare. Sei arrivato lì. Comunque molto bello. Ah, la Madonnina pianto. Quindi è lui che blocca quella cosa. Madonna. Ah, la Madonnina pianto. Devi salire lì prima che arrivi lui, perché sennò si chiude il cancello quando. Non lo so lui. Perché mi sembrava una via senza uscita. Quella? Cazzo. Ma dove me ne vado? È troppo stretto. Dove potrei andarmene? Forse qui? No. No, non è un gioco di sto tipo. Devi trovare un modo pulito di forse affrontare. Qui si aprirà questo. Se vado qui, poi salto di qui. Allora, lì quando arriva Huggy Wuggy si chiude il tornello, là, giusto? Sì. No, che quando arriva lui si chiude, lo so, ma perché non ci puoi andare prima? Perché sennò non avvia il gioco, capito? Ah, ok. È come ti dicevo. Vedo un cazzo, la torcia, le frecce, le marce. Madonna! Oh, ma che stiamo scherzando? Fighissimo, raga, fighissimo. Alla Madonna, la Madonna. Bello. Don't cosa? Non se la... La Madonnina pianto! L'ansia! Bravo. L'ansia. Beh, non look back. Corri. No. Corri. No, no! Che cazzo sta scritto qua? In quella maledizione di secondo me è scritto don't back. Quindi devo continuare io a piarmi in vartoni. Guarda che brutto sta parte, eh. Perché noi abbiamo le cuffie alte, anche se le abbiamo messe basse, ma in realtà sono altissime. No, più che altro l'escursione è molto, molto estesa. Poi cazzo, c'ha dei trigger perché non può andare così veloce, eh? Comunque l'hanno pensato bene il gioco, proprio bello. Porca. Cazzo, devo andare. Danger. Don't. No. Giù. Devi seguire le cose. Merda.
merda. E io non devo girarmi indietro. Spero che non sia chiuso, perché Madonna. Madonna, sei ansioso in sto gioco, lo sento. Ah, dietro! Non so dove devo andare, non si vede. Ma che cazzo devo fare? Non si capisce un cazzo. Io non capisco neanche dove ti giri, ti giuro. Cioè, tu sai dove ti stai girando perché usi il mouse, ma io vedo solo... I nostri amici non capiranno, neanche io capisco. È complesso, guarda, io perché faccio delle cose e non le so. Beh, perché devi andare velocissimo, altrimenti ti becca. Poi mi dovevi spiegare perché lagga. Perché lo sento proprio dietro. No, non dico no. Bravo. Allora, forse non dovevo andare a destra? No, devo andare a destra. Mannaggia Gesù. È la Madonnina. Ma adesso? Ok, vai, si è aperta la porta. Stop, danger, back. Che cazzo è scritto? Oh! Va piano. Beh. Mi butto se arriva. Mi butto. Non arriva. E che cazzo dovevo farla? Bello, però mi piacciono le animazioni del pupazzo, sono bellissime. No, ma è proprio studiato bene, cioè una sequenza ansiogena da fare, scriptatissima. Però molto ansiogena. Anche perché i suoni son fatti decisamente bene. Io sento tutto a destra perché delle cuffie non funzionano. Ok, ci so. Dove cazzo devo andare? Io non ho ancora capito bene che cazzo devo fare. Quando si chiude la porta. Sì, là c'è, forse devi aspettare. Certo, lo devi guardare e poi tirare. Questa parte. Guarda bene il giro. Dove cazzo devo andare? Non lo so. Arriva da sopra? Ma quindi mi dovrei tornare indietro, no? Usare le manine per spostare quelle scatole che bloccano? Usare le manine per scendere giù. Per scendere? C'è un modo di usare le manine per scendere? L'ho fatto per sbaglio l'altra volta. Ok, imparato a memoria praticamente, sinistra, destra. Poi lui è veramente inquietante, un bellissimo pupazzo. Vedi là che è? Forse sopra? Sopra, ho visto una cosa sopra. Lì, qua sopra. Eccolo.
grande, l'ho visto. Quindi ogni volta dobbiamo arrivare a un blocco di questo genere. Magari cambieranno le situazioni, però diciamo che ci saranno diversi inseguimenti con questo skip. Ok, siamo tornati in una parte esplorativa del gioco. Go back, turn around, no, run. Ovviamente. Ha cambiato completamente ambientazione. Completamente. Adesso siamo tipo in una casa. Però non so in una fabbrica che parte potrebbe... È tutto più grande, siamo diventati bimbi. Quindi dici che non è un indie di merda dove le cose sono sproporzionate. È inquietante. Ovviamente mi devo far male con le mie mani, no? You opened my case. You opened my case. Abbiamo aperto la tasca. Però vedi, l'apprezzo. Lo apprezzo se è così corto. Abbiamo salvato quella bambola e probabilmente succederà altro nel secondo gameplay. A me piace un botto. Cioè, ha proprio tutto quello che secondo me dovrebbe avere un gioco horror oggi. È anche instagrammabile, nel senso che può andare sui social questo gioco qui. Sì, nel senso che è bello. È bello proprio per quello. Looks like Chapter 2 Eater is installed. Io lo compro, scusa. Compriamo il Chapter 2. Nella media, non è piaciuto a troppe persone. Vabbè, comunque lo proveremo, il secondo capitolo. Questa è stata una roba flash. E noi ci vediamo al prossimo gameplay. Alla prossima.